Groove. Oggi voglio spiegarvi il perché tante volte sentiamo o vediamo un batterista che fa qualche groove figo e non riusciamo a riprodurlo nello stesso modo. Voglio spiegarvi come fare a tirarvi giù nella maniera corretta appunto il ritmo che avete appena sentito. Tutto questo ve lo riassumerò in 7 punti fondamentali. Importanti però, la prima è che c'è un PDF oggi, mi raccomando andate a scaricarlo qui sotto perché nei vari punti vedremo pian pianino come costruirci il groove, quindi vi ho scritto tutti i vari punti con tutti i groove suonati, poi capirete bene durante il video, quindi andate avanti, guardatelo fino alla fine, mi raccomando, questa cosa è molto importante, andate a scaricarlo così almeno poi confrontate quello che vi dico con il PDF e secondo me potreste capire meglio. Seconda cosa importante, la sapete già, ma è quella di iscriversi al canale se ancora non siete iscritti, mi raccomando, perché questa è una cosa super super importante e soprattutto lasciatemi un mi piace e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa pensate di questo video, perché questo qua è un video che in realtà è un po' per tutti, anche per chi ha cominciato da poco a suonare la batteria, perché si parla proprio anche di tante cose base, quindi fatemi sapere se vi piacciono questi video un pochettino più semplici tra virgolette, anche se poi in realtà sono fondamentali per un batterista. La prima cosa importante è quella di capire nel groove che stiamo sentendo cosa suona il batterista, se suona Charleston o Ride, ma soprattutto quali note sta suonando ottavi, sta suonando sedicesimi, sta suonando quarti, anche perché solitamente nei generi come ad esempio il rock o il pop, il Charleston fa un ostinato, cioè un qualcosa che continua sempre uguale, identico nel tempo. Ad esempio, se io ho il Charleston in ottavi, come l'ho suonato appunto nella sigla, avrò questo tipo di quantizzazione. Numero 2, capire cosa fanno cassa e rullante. Ma cambiamo inquadratura. Questo non è così semplice, soprattutto se si è alle prime armi. Il rullante è un pochettino più facile da capire perché quasi sempre è sul 2 e sul 4. Se noi ascoltiamo un ritmo e contiamo 1, 2, 3, 4, nel 90% dei casi il rullante sarà appunto sul numero 2 e sul numero 4. Ma se ascoltiamo ad esempio il ritmo che ho suonato prima, c'è un rullante in più, quindi non è detto al 100% che il rullante sia sempre solo in questi due punti. Per quanto riguarda la cassa invece è un po' diverso, perché si trova quasi sempre al 99% delle volte sul battere iniziale, cioè sull'1, ma poi di lì fa un po' quello che vuole. Poi in ogni groove la cassa è sempre un po' diversa, quindi quello dobbiamo ascoltare tante volte il groove, tante volte la canzone e capire che cosa fa. È un po' più difficile da sentire perché la cassa ha frequenze molto basse, quindi se è suonata all'interno di una canzone tante volte va a impastarsi un po' con il resto, ad esempio col basso eccetera, però facendolo per un po' di volte, facendoci l'orecchio, diciamo, ce la si può fare. Comunque nel pezzo che ho suonato adesso, durante cassa fanno questo. Numero 3, andiamo a mettere cassa, rullo e Charleston insieme, in modo da crearci il nostro scheletro del groove, diciamo. Ok, ora l'abbiamo creato lo scheletro, ma questo groove non funziona ancora così tanto. Ci sono ancora 3 punti. Ho detto 7 prima, sono 6 punti. Che 7? Per prima cosa un punto facoltativo, diciamo, è quello delle ghost notes. Cioè bisogna capire se ci sono delle ghost notes all'interno del nostro groove oppure no. Io in questo groove ne ho due. Una subito all'inizio, una alla fine. E tutte e due sono in levare, cioè suonate tra un colpo di Charleston e l'altro, perché sono in levare di sedicesimo, mentre io sto suonando il Charleston in ottavi. Quindi senza stare tanto a dirvi sono sulla seconda battuta del coso, eccetera, eccetera, eccetera eccetera, ve l'andate a vedere sul PDF che è molto più semplice, io ve la faccio sentire.
Per il punto numero 5 e il numero 6 torniamo sul Charleston, perché in realtà il Charleston è quello che dà carattere, che dà presenza al nostro groove. Se io lo suono completamente chiuso verrà questa cosa qua, ma io posso decidere di aprirlo un pochettino, e per aprirlo un pochettino significa semplicemente, anziché tenere il tallone del piede sinistro alzato, abbassare il tallone e quindi andare a schiacciare il Charleston in modo molto più tranquillo, e viene già un suono molto diverso. Posso aprire ancora, quindi in questo caso andarlo a fare come l'ho fatto nella sigla iniziale, e cioè andarlo a aprire ancora di più. Ricordatevi che però quando suonate col Charleston aperto non dovete mai aprirlo al massimo, come in questo caso, cioè, perché se suoniamo così il suono non è il massimo. Apritelo un pochettino, ma solo poco. Il Charleston suonerà già forte, suonerà bene aperto e suonerà bello pastoso. L'altra cosa a cui dovete fare attenzione, che non riguarda questo groove che vi ho fatto oggi, ma può riguardare un groove, ci sono miliardi di groove dove il Charleston non è sempre aperto ma si apre solo ogni tanto, quindi ad esempio un groove come questo. In questo caso il Charleston si apre solamente in un punto e si richiude, quindi in questo caso se lo trascrivete sopra il Charleston che volete aprire dovete mettergli un cerchiolino, un pallino sopra, e quello significherà open, cioè aperto. Arrivati a questo punto l'ultima cosa da capire sono gli accenti del Charleston. Abbiamo già visto gli accenti e le ghost del rullante, adesso andiamo a capire gli accenti del Charleston, perché sono fondamentali, perché grazie agli accenti lo stesso groove lo possiamo fare in mille modi diversi e farlo sembrare sempre completamente un altro ritmo. Nel groove che vi ho fatto oggi il Charleston era suonato tutto dritto, cioè praticamente tutti i colpi erano suonati con la stessa potenza, e questa è una scelta, ma non è detto che debba essere sempre per forza così. Adesso vi faccio sentire altri due modi di suonare il Charleston in ottavi, cioè con l'accento in battere e l'accento in levare. Accento in battere significa che dei due ottavi che poi si ripetono durante la battuta di Charleston suonerò sempre solo il primo forte, mentre il secondo suona più piano. Accento in levare è il contrario, cioè suonerò il primo piano e il secondo forte. Ve lo faccio sentire col Charleston un po' più chiuso e non aperto come l'ho fatto nel groove iniziale, perché almeno potete capire meglio cosa sto dicendo. Questa cosa vale non solo per gli ottavi, ma vale per tutte le metriche. Adesso appunto vi ho parlato degli ottavi, ma la stessa cosa si può fare anche in sedicesimi. Cioè io in sedicesimi posso avere un groove con tutti i sedicesimi dritti, con i quattro sedicesimi, con il primo accentato, il secondo non accentato, il terzo accentato, il quarto non accentato, avendo quindi gli accenti in battere, oppure posso avere anche gli accenti in levare, quindi non accentato, accentato, non accentato, accentato. Forse se ve lo suono capite meglio, ma comunque c'è scritto nel PDF. Ok ragazzi, quindi spero che questo video vi sia piaciuto e spero soprattutto che questo video vi sia stato utile. Se è così fatemelo sapere qui sotto nei commenti, come vi ho detto all'inizio del video fatemi sapere un po' di cose riguardo a questa tipologia di video, perché il video di oggi alla fine è stato un video sì ok anche per chi suona già da tempo, ma voleva essere indirizzato principalmente a chi suona da poco, per fargli capire bene come fare ad approcciarsi quando sente un groove in una canzone che gli piace. Quindi fatemi sapere qui sotto, mi raccomando, cosa ne pensate. Io vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook, soprattutto andate su Instagram a seguirmi, trovate tutto qui sotto in descrizione, comunque tutti i link li trovate qui sotto in descrizione, tranquilli, e basta, noi ci vediamo al prossimo video. Ah, scaricate il PDF, mi raccomando ragazzi.
Ciao.